Ed ora dovremmo avere, aspetto un cenno dalla regia però, il sindaco di Nocera in collegamento. Sindaco, mi sente? Sì, buongiorno. Salve sindaco, allora abbiamo in collegamento il sindaco Manlio Torquato. Lei stamattina ha avuto modo di parlare, credo, con il prefetto di Salerno per quanto riguarda per quello che sta succedendo per la questione del traffico, in particolare sulla statale 18 per i lavori della rete fognaria, giusto? Non è proprio così, ma è anche così. Cioè, mi spiego, noi abbiamo avuto comunicazione dalla prefettura, prima con una nota del 3 giugno di lavori in corso sulla 30, sono due tratte di galleria che prevedono corsie alternate e prevedono di conseguenza il ribaltamento del traffico cosiddetto leggero, cioè non da mezzi pesanti, non da autocamion, da auto pesanti, sulla A3. Nella giornata invece di oggi ci è stato comunicato da Sua Eccellenza che erano in procinto di attivare un sistema di pesa, società autostrade, per i mezzi pesanti superiori alle 40 tonnellate con divieto di proseguire al di uscire a Cava dei Tirreni e poi in direzione Salerno. Tutto questo comporterebbe un aggravio di traffico simultaneamente sul casello della 3 di Nocera Inferiore. Questo perché c'è il noto problema del ponte del Cavalcavia che c'è nella zona tra Vietri e Salerno, quindi con una serie di cave e Vietri, con una serie di tratti cosiddetti pericolosi, ai quali però non si è ancora messo mano con lavori di sistemazione adeguati, per cui continua ad essere mantenuto questo divieto. La conseguenza di questo i doppi lavori si somma alla difficoltà dettata dai lavori dovuta ai lavori di rete fognaria sul tratto della statale. Ora è evidente che tutto questo potrà produrre soltanto un pregiudizio pesantissimo alle già complicate percorrenze stradali sul tratto di statale che attraversa la città di Nocera Inferiore, per cui ho chiesto a Sua Eccellenza una verifica preventiva ad ogni ulteriore decisione prima di andare avanti con questo meccanismo della pesa e provando prima a trovare un raccordo minimo che alleggerisca almeno il più possibile, perché ci rendiamo conto che non è possibile farlo tutto, il traffico che si sta congestionando per la simultaneità di questi lavori. Io confido che in corso di settimana saremo chiamati dal prefetto di Salerno insieme alla società autostrade per fare un momento di attenzione. Bene, allora speriamo che riusciate almeno in qualche parte a risolvere perché la situazione in questi giorni è già molto complessa. Allora, senta, visto che le ho in diretta, le strappo una battuta sul Consiglio Comunale di ieri. Che cosa ne pensa della delibera che la maggioranza ha approvato? La delibera che l'amministrazione e la maggioranza ha proposto, quindi la delibera dei proponenti era ovviamente stata confrontata anche col sindaco, no, credo che va nella direzione di tutto quello che io ho sempre detto, noi abbiamo sempre detto, e cioè che non si chiudevano le porte in maniera preventiva e ottusa alla questione stabilizzazioni, ma neanche si poteva andare allo sbaraglio ad esaminare una questione, quella delle stabilizzazioni, che richiede approfondimenti seri e dedicati anche per le ripercussioni che possano le stesse avere sui profili assunzionali del Comune, al di là di ciò che può apparire nell'immediato. La maggioranza consiliare insieme all'amministrazione ha voluto ribadire, ma questa è la sensibilità di tutto il Consiglio Comunale, la priorità che noi diamo ad una impostazione sull'azienda consortile, ma provando ovviamente a lavorare su ambo i fronti, perché l'azienda consortile consentirebbe uno sganciamento, no, delle contrattualizzazioni dall'ente e quindi non aggravi diretti Riuscirà sul tenente stesso. a convincere il sindaco Cuofano sulla Ma bontà? riusciremo a convincere il sindaco Cuofo, deve essere la volontà dei quattro comuni, perché l'atto di indirizzo deve essere chiaro questo, l'atto di indirizzo dato al sindaco, che poi è nella traccia di quello che io avevo sempre detto, e deve poi essere espresso come volontà del coordinamento, perché non è un solo comune che decide, questo dobbiamo ricordarlo e dobbiamo tenerlo ben presente, non è il solo comune di Nocera che si fa carico
di queste vicende, ma deve farlo nell'ambito del coordinamento, sapendo bene che c'è una procedura di avviso in corso e che non va interrotta, non trattandosi di un atto gestionale. Quindi sono binari paralleli sui quali lavoriamo con serenità, con l'obiettivo principale di non rompere e non danneggiare il comune di Nocera in alcun modo, ma nessuno dei comuni, considerando l'esigenza dei servizi, le aspettative del personale. Queste sono tutte cose note, ma noi non è che possiamo, come dire, imboccare una sola strada e percorrerla senza considerare tutte le conseguenze che ne derivano ad un comune. Bene, grazie Sindaco, buon lavoro, arrivederla. Arrivederla. Allora, cambiamo argomento. Questa mattina nella caserma Giudice, sede del Comando Provinciale,